dal libro di Lewis Carroll al cinema e questa sera al teatro, qui a Milano, alla Fabbrica del Vapore, Alice nel Paese delle Meraviglie. Cosa ci aspetterà? Sicuramente una performance incredibile. Nata in Belgio a fine 800 come sala da ballo, la Spiegeltent originale che ospita Alice in Wonderland è essa stessa una delle attrattive dello spettacolo. Realizzata in legno e velluti e decorata al suo interno da specchi, accresce la magia dello spettacolo e abbraccia il pubblico in una dimensione partecipativa che lo avvolge in una performance a tutto tondo. Qui con la regina di cuori, Moira Albertalli, cattiva o brava? Dipende. Dipende dalla situazione. Dipende, esatto. A volte bianca, a volte rossa. Allora vedremo tra poco se sarà brava o cattiva. Com'è questa esperienza qui in questo fantastico Alice in Wonderland? Beh, è un'esperienza meravigliosa, davvero meravigliosa. Siamo 8 artisti, veniamo da tutto il mondo. Con questo spettacolo che è uno spettacolo di teatro circo, il circo già è un linguaggio dei sogni, delle cose impossibili, per cui entrare nel mondo della meraviglia attraverso il linguaggio dei sogni e dell'acrobatica direi che è una formula vincente. Beh, assolutamente sì, ti lasciamo andare perché so che manca veramente poco, pochissimo, e allora rimanete sempre con noi perché le sorprese non sono finite. L'azione cattura lo spettatore già al suo arrivo, mentre attende di entrare nel Paese delle Meraviglie. Attori, acrobati, musicisti lo accompagnano dentro lo spettacolo, portandolo passo passo ad immergersi nella meraviglia creata dai costumi originali, dalle macchine sceniche, dalle acrobazie, dalla tecnologia, dagli effetti speciali. Un'ora di show in cui rivivono le pagine incantate del libro di Lewis Carroll che oggi come ieri sono in grado di stupire ed emozionare il pubblico facendolo volare nel paese dove si può riscoprire la meraviglia. Il tutto con una fantastica colonna sonora originale composta da John McKelvey con title track cantata da Elisa Toffoli. E in compagnia di Tina Limitone di Area Research Eventi Milano, qui da Alice in Wonderland, Andrea Evans per TG Evans.